La giornata. Cosa c'è da sapere? Chi sta dentro, chi sta fuori. Saranno settimane dedicate alla campagna d'estate e alla costruzione di nuove alleanze elettorali. È venerdì 22 luglio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla Costituzione. Non volevamo far cadere Draghi, dice Silvio Berlusconi a Repubblica un'ora dopo che al Quirinale ha parlato Sergio Mattarella, ma lui ha rifiutato il bis. Probabilmente era stanco. I ministri dimissionari riposino in pace. Il leader di Forza Italia, 85 anni, è in campagna elettorale. Afferma di avere un programma avveniristico, non esclude una sua candidatura. Prova a giocare d'anticipo sull'annuncio che arriva appena prima dei telegiornali della sera e che rischia di sporcare troppo la sua immagine, ovvero che anche Mara Carfagna, parecchio tempo fa la sua pupilla, prende le distanze dal partito. Deve riflettere, più cauta ma non meno delusa di Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta, proprio i ministri che sbattono la porta e che lui vuole cadano nel dimenticatoio. Enrico Letta chiude il campo largo ai 5 Stelle. Impossibili alleanze con chi ha fatto cadere il governo. Dato che il centrodestra non era proprio della partita progressista, non è che si debba cercar tanto per trovare l'intruso. Anche se c'è il problema della Sicilia. Domani lì si tengono le primarie aperte. Chinnici per il PD, Floridia per i pentastellati, Fava per la sinistra. Si vota ai gazebo e online. E come si fa? Va bene che la regione è cosa a sé, statuto speciale e tutto il resto, ma dovrebbero valere anche sull'isola le regole del continente. E invece è difficile scendere dall'auto in corsa e allora Letta si ripara dietro un «sono molto rispettoso, saranno i siciliani a decidere», che suona un po' come «vedetevela voi». Giorgia Meloni si frega le mani. I sondaggi la danno davanti a tutti. Lei ora deve solo preoccuparsi che non la incastrino una volta ancora Salvini e Berlusconi. Tant'è che pensa a un patto anti-inciucio, lo chiama proprio così. Il capo della Lega non sta nella pelle ma sa che deve calmarsi e ragionare. Il papete insegna. Stavolta se la deve giocare bene. Alla fine è possibile che, perché succeda, lui e il Cavaliere uniscano le forze e Fratelli d'Italia affronti la partita in solitaria. Intanto pensa a Pontida come appuntamento emotivamente perfetto. Sarà il 18 settembre, una settimana prima delle urne. Il 25 settembre si vota dalle 7 alle 23. Sarà un'estate di comizi in spiaggia, in montagna, in riva ai laghi, guardando ai prezzi, allo spread, alle bollette, all'Ucraina, al PNRR rimasto appeso. Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione. Ora tutti devono correre come matti, Di Maio a capire qual è il suo centro, Calenda con chi gli conviene stare o se, come insiste a dire, la solitudine è la miglior cosa e di ammucchiate antisovraniste, meglio non sapere. Renzi a superare il suo 2% con qualcuno, Draghi a fare il possibile nell'imminente, a partire dal decreto aiuti bis. E poi c'è Giuseppe Conte che ripete all'infinito che non sono stati loro. Campo largo? Noi siamo progressisti, ma non per autodefinizione, bensì perché abbiamo un manifesto avanzato di misure che vanno in questa direzione. Ci sarà anche da ridere nelle prossime settimane, sebbene la crisi economica faccia temere tante famiglie. Quella della politica darà dispiaceri a parecchi parlamentari. Ce la faranno in 600 stavolta, 400 alla Camera e 200 al Senato. È la riforma, bellezza. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.